marcatore della formazione belga. E c'è calcio d'angolo per l'Inter. Calcio d'angolo provocato dal colpo di testa all'indietro di Johnson, con Djorkaeff che va a effettuare il tiro dalla bandierina. Affollatissima l'area belga e c'è il colpo di testa vincente, ravvicinato, di Ganz. Ganz da due passi mette dentro il pallone per l'1-0. Siamo al 12° del primo tempo, Inter in vantaggio, gol di Ganz. Rivediamo, vedete, davanti a lui era scattato quasi a far velo Zamorano e da due passi Ganz ha messo dentro. E vedete che il portiere non esce, vi ripeto, è il portiere di riserva e Ganz lo castiga, Civoli. Ma Ganz si conferma cannoniere di Coppa per quanto... Ha nugolo di avversari intorno a lui, alla fine Catana spazza. In controtempo si fa prendere Fresi, che ora è costretto a inseguire Preco, che non viene attaccato. Poi la palla è per Versovel, parte il traversone e c'è il gol di Preco ancora una volta. Assolutamente insufficiente la difesa dell'Inter e Preco, proprio quello che non segnava mai, mette dentro il gol dell'1-1 al 33°. Vedete, Preco chiede la collaborazione di Versavel, si allarga, Versavel poi effettua il traversone, ma mal marcato, Preco mette dentro in maniera per lui elementare. E già in partenza aveva scelto male il tempo per l'intervento sullo stesso Preco Fresi, che ora, come vediamo, combina con Versarelli, il quale mette in mezzo, ci sono tre difensori dell'Inter, ma resta smarcato Preco che segna. Marco Civoli. Beh, da come l'abbiamo vista qui da bordo campo, anche questo gol che ha subito l'Inter esce comunque da... Pare Selimes, ed è incredibile come ogni volta che si affacciano dalle parti di Pagliuca riescano a rendersi pericolosi i giocatori dell'Anderlecht, anche se l'iniziativa, vedete, è costantemente dell'Inter. Sforza Bergomi, Zanetti, ora di fronte Valem, parte il cross, colpo di testa vincente ancora da parte di Maurizio Ganz. Inter di nuovo in vantaggio al quarto d'ora del secondo tempo, ancora Ganz, 2-1, e si conferma uomo di coppe Maurizio Ganz. Alla vigilia sembrava che non dovesse giocare, invece Hodgson l'ha mandato in campo preferendolo a Branca, e Ganz ha fatto pienamente il suo dovere. Rivediamo il tutto, vedete Zanetti che si fa largo, sbagliata la marcatura stavolta da parte di Johnson, il colpo di testa vincente di Maurizio Ganz. Rivediamo ancora l'ottimo lavoro di Zanetti, il suo traversone, il colpo di testa di Ganz, il 2-1 per l'Inter. Civoli. Ma credo che per l'Inter questo sia un gol estremamente importante, perché probabilmente servirà anche a sbloccare una situazione di gravissimo disagio che era palpabile in campo. Ora l'Inter ci mette anche quella dose di cattiveria che forse fino adesso non ha messo sul terreno di gioco, forse un'altra grave lacuna.